Chiedo ad Elisa se ha paura dell'aereo, lei mi dice sì, non ho mai... Dico, come facciamo? Perché l'idea era appunto di mandarla a Berkeley, perché Corrado Rustici lavorava là. E allora lei dice, vabbè, insomma, non era particolarmente contenta, però ha detto ci vado. E io tra me e me dissi, accidenti, che carattere. Volli assicurarmi che qualcuno l'andasse a prendere all'aeroporto. Lei arrivò a Berkeley, avevamo pattuito un accordo. Prima di tutto dovevamo incidere un singolo, cioè una prima canzone che allora pensavamo fosse So Delicate, So Pure. Dopodiché Elisa sarebbe tornata in Italia, avremmo sentito il lavoro che avevano svolto e avremmo poi deciso di proseguire il contratto che prevedeva appunto un album oppure no. A un certo punto arriva Elisa, l'entusiasta, e mi dice: Caterina, mentre tornavo ho fatto un brano, tre note, e sono così felice, sono così eccitata. E me la fa sentire, mi suona questo brano che era Sleeping in Your Hand. Naturalmente sentiamo il singolo, siamo tutti molto contenti e così si decide. Elisa torna a Berkeley e noi facciamo questo album, Pipes and Flowers. Una frase importante che Corrado Rustici disse appena sentì i provini di Elisa, mi disse: lei sarà la mia fortuna, io sarò la sua fortuna. Me lo ricordo benissimo. Eravamo tutti molto molto contenti e molto confidenti di aver trovato un talento importante.